Allora, quello che io ho detto all'inizio e che continuo a dire ancora adesso perché gli studi non sono ancora stati fatti, riguardava due aspetti fondamentali. Da una parte, se questa azione farmacologica, perché non è un vaccino che normalmente è considerato una proteina inerte in qualche maniera, cioè al massimo dà appunto una risposta di tipo immunitario da una parte del sistema immunitario, ma non ha un'azione farmacologica. Invece questi sono dei profarmaci, cioè delle molecole di RNA che poi hanno un'azione che è quella di far produrre la spike per un certo periodo di tempo. Noi non conosciamo il periodo di tempo perché la farmacocinetica e la farmacodinamica, ovvero sia come in qualche maniera viene distribuito il prodotto all'interno del corpo e per quanto tempo resta, non lo sappiamo. Perché non lo sappiamo? Proprio perché avendolo chiamato vaccino ed essendo prima il vaccino stato un qualcosa di inerte, senza azione farmacologica, non era necessario andarlo a vedere. In realtà, però, come dice l'ottimo professor Cosentino, non è un vaccino, ma è un profarmaco e quindi una cosa diversa. Se c'è quindi un effetto a livello cancerogenico, allora i vaccini tradizionali è ovvio che non ce lo hanno perché sono inerti, quindi non hanno nessuna interazione, mentre questo è un discorso completamente differente. E c'è stato sicuramente questo aumento, ma non solamente in Italia, ma in tutto quanto il mondo, nei numeri di tumori o nelle riattivazioni di tumori precedentemente, diciamo, controllati o assopiti. Viene dato per scontato che ovviamente la vaccinazione possa non c'entrarci nulla, essere una cosa priva di qualunque azione, ma anche questa è una cosa antiscientifica da dire, perché non avendo fatto le prove necessarie per poter dire se in realtà ha un effetto oppure no sullo sviluppo dei tumori, sono delle posizioni di tipo ideologico. E quando tu hai a che fare con l'ideologia, vedo già che i colleghi appunto si stanno stracciando le vesti dicendo che assolutamente la vaccinazione non c'entra niente. Sarei curioso di sapere queste certezze da cosa vengono. Poi, per carità, è stato anche pubblicato un articolo da un gruppo italiano recentemente che è arrivato addirittura a dire che se io ho la leucemia, la vaccinazione per il Covid-19 mi protegge in qualche maniera. Allora, a parte che non riesco neanche a immaginare il meccanismo fisiopatologico per cui questa cosa dovrebbe essere vera, ma capite da soli che se iniziamo a dire che una sequenza di RNA che produce la spike e mi produce in qualche maniera una protezione nei confronti della leucemia, francamente non so più che cosa dire. L'altra questione tuttora irrisolta e che sulla quale io continuo a battere perché se è possibile è ancora più importante di quella dell'effetto eventuale sui tumori, è quella della genotossicità di questi prodotti, ovvero sia se è possibile che modifichino il DNA in maniera diretta oppure quella che si chiama epigenetica. Speriamo che qualcuno, magari nel nuovo governo, abbia il coraggio e la voglia di fare questi studi che andavano ovviamente fatti prima di averlo somministrato ai miliardi di persone, ma che adesso mi sembrano, insomma, una necessità impellente.